C'è un modo in cui vorrebbe che Roma ricordasse Lina? Beh, potremmo, non lo so, qualche piazza, qualche via, magari si potrebbe Qualche nominare teatro. qualche teatro, qualcosa, Come lei nominarla, sì. amava il teatro, Sì. quindi L'unica cosa che sicuramente mi viene in qualsiasi mente riconoscimento. è questo, poter dedicarle qualcosa, ecco, che possa essere quello, una via, una piazza, un teatro, un cinema, quello che esce, ecco, è un piacere, è un piacere. Cosa mancherà a te come mamma e al cinema come regista? A me come mamma tutto, sinceramente tutto. Oddio, scusate, come regista sapeva fare film. Come tanti altri le sapevano fare, adesso non c'è nessuno, adesso non voglio dire niente a nessuno, però non c'è una donna come lei o con una testa, una genialità così da poter fare dei film avanti, perché lei è sempre stata avanti nei tempi, in qualsiasi film, in qualsiasi scena, come per dire per esempio Travolti comincia dicendo tra 20 anni questo mare sarà pieno di plastica e purtroppo la È Sardegna è così, eh. piena di plastica. Quindi era un Sicuramente genio. starà già facendo. Senta, Francesco Rutelli ha auspicato che l'archivio di Lina Wertmüller po possa essere preso un po' in custodia dal Ministero dei Beni Culturali o anche dal Centro Sperimentale. Cosa ne pensa? Certo, assolutamente, assolutamente. Come d'altronde era successo per i costumi, assolutamente d'accordo. Deve vivere, continuare a vivere, più si riesce a fare, più siamo felici e onorati. Quindi fate quello che facciano quello che vogliono, mi fa piacere. Fa piacere, fa, ripeto, tanto affetto. Grazie, grazie.